Dobbiamo credere nei ragazzi per il futuro. In questo momento la risorsa dell'Italia sono i giovani e la loro intelligenza. E questa è la sintesi che esce dall'edizione fiorentina di Orienta Giovani 2012, la giornata organizzata nel Teatro Nuovo di Firenze da Confindustria, condotta da Riccardo Luna. Lo slogan della mattinata è «Il lavoro, impegnati a costruirlo». Sul palco si susseguono gli interventi di giovani imprenditori ed esponenti di Confindustria, ma le sintesi le tira il presidente Giorgio Squinzi. Ritengo che un paese come il nostro, che non ha materie prime, che ha dei costi dell'energia elevatissimi, che ha un sistema normativo burocratico eccessivamente complicato, estremamente complicato, che non ha più investito sulle infrastrutture negli ultimi anni, che ha tanti problemi, ha comunque una caratteristica, che è la materia prima, la materia grigia che c'è nelle teste degli italiani, degli imprenditori, dei loro collaboratori e soprattutto dei giovani. Poi la questione della formazione, la scuola italiana sforna tra i migliori laureati al mondo. E i giovani che escono dalle nostre università, dalle nostre scuole tecniche, sono di assoluta eccellenza a livello mondiale. Noi li preferiamo, noi assumiamo in tutto il mondo, ma vi assicuro che chi esce dalle nostre scuole è di altissimo livello. Prima di chiudere la mattinata, i vertici di Confindustria hanno premiato tre aziende italiane nate dall'innovazione e delle idee dei giovani imprenditori.